Salve amici e amiche, benvenute nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi porto alla vostra attenzione questo modello di scialle a triangolo formato da tante, un insieme, una cascata di fiorellini. Fiorellini che sono lavorati in rilievo, come potete notare, quindi un lavoro molto particolare, bellino, grazioso. È indicato anche per il tempo che stiamo passando, un tempo primaverile, quasi estivo, ma bello da poter utilizzare come scialle, come stola, come copertina da bimba, come coprispalle, come tovaglietta, copricuscino e tante altre svariate idee che la creatività ci invita a elaborare. È un lavoro molto semplice, non è difficile, ve lo dico subito, ma è molto molto grazioso. Guardate come vengono questi fiori fatti così in rilievo. E come ho detto, si possono utilizzare per altri svariati lavori. È bello così davanti, è bello visto anche dal retro, ma non è un punto reversibile. E io ho utilizzato un filato di lana molto sottile numero 3 che si chiama Bucaneve, è 50% acrilico e 50% lana. Voi utilizzate i filati che preferite e i colori che vi piacciono di più, soprattutto in questo periodo è indicato il cotone, però ognuno ha il vostro proprio gusto e piacere. Quindi, se siete curiosi di sapere come l'ho lavorato, seguite i miei movimenti, la mia esecuzione e vi mostrerò come farlo, sperando di farvi cosa gradita. E soprattutto, se a fine lavoro vi è piaciuto e vi ha dato soddisfazione, io vi sarei grata, molto grata, se cliccaste sul campanellino scritto a fianco al nome del mio canale, Nuvole di Lana. Quindi andiamo subito al tutorial. Io parto da una base, di solito lo sapete, lo faccio un po' per anticipare i tempi, per non essere noiosa, e quindi per ecco, essere più veloce anche nella spiegazione, veloce nel senso di non prolungarmi troppo. Allora, ho lavorato dentro un cerchio di 6 catenelle. 4 gruppi di 3 punti alti separati a loro volta da 3 catenelle. Quindi vi ripeto, dentro un cerchio di 6 catenelle ho lavorato 4 gruppi di 3 punti alti separati a loro volta da 3 catenelle. Mi stavo già imbrogliando. Rigiro e lavoro. Per il rigiro e lavoro io, quando si tratta di un gruppo così alto di catenelle, faccio maglie alte, faccio le mie 3 catenelle. 3 catenelle che mi permettono di entrare dentro l'archetto molto facilmente e lavorare nuovamente 3 punti alti dentro lo stesso archetto, 2 catenelle di separazione, 3 punti alti. Questo è il modulo che seguirà per tutta l'altezza del bordo margine, chiamiamolo bordo margine, del nostro lavoro, come potete notare sia da questo lato sia dall'altro lato, e le 3 catenelle che formano una sorta di archetto, di picchetto, come lo chiamano in spagnolo, potrebbe essere anche utilizzato per fare altre rifiniture a fine lavoro. Proseguiamo. Una, due, tre, 4 catenelle e raggiungo l'archetto centrale dove faccio una V, un punto alto, 3 catenelle, un punto alto. Poi di nuovo una, due, tre, 4 catenelle e raggiungo l'altro archetto del bordo margine dove lavoro lo stesso modulo, 3 punti alti. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione e ancora altri 3 punti alti dentro lo stesso archetto.
Allora, ho detto che ho usato un filato molto sottile numero 3 e sto usando l'uncinetto numero 3, a cui sono molto affezionata perché lavoro spesso con questo uncinetto. Mi trovo bene. Questo è il lavoro che abbiamo ottenuto. Adesso incominciamo col punto vero e proprio. Badate bene. Rigiro il mio lavoro con le 3 catenelle, entro dentro l'archetto e faccio nuovamente il bordo margine. Mi ripeto. 3 punti alti, 2 catenelle di separazione, 3 punti alti, 1, 2 e 3. Poi proseguo 1, 2, 3 catenelle e vado a raggiungere la V che ho lavorato prima insieme a voi, la metto così di lato, di traverso a me. E filo sull'uncinetto, lavoro su di essa prima 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella e vado a chiudere con un punto basso in base per dare forma quasi di un petalo al nostro fiorellino. Dallo stesso punto base da cui parto faccio altre 2 catenelle e altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Anche qui uso la tecnica di fare una catenella che va a chiudere a punto basso alla base e ho fatto 2 petali sullo stesso punto alto. Rigiro il mio lavoro, ritorno sul davanti del lavoro, prendo l'altro punto alto della V così di lato e faccio nuovamente 3 catenelle che rappresentano un punto alto e 2 maglie alte. Una. Questo filo si impiccia insieme agli altri, cioè, è talmente sottile, delicato, fine, veramente, guardate. È una cosa assurda che io riesca ad acchiappare anche l'altra parte. 3 catenelle, ripeto, 2 maglie alte, una e due. Dopodiché una catenella vado a chiudere alla base con un punto basso e ho fatto un altro petalo. Dopodiché, badate bene, adesso io proseguo sulla stessa base con 2 catenelle e altre 2 maglie alte. 1 e siamo sullo stesso punto alto della V. 2, una catenella e chiudo col punto basso alla base. Ho fatto un altro petalo. Ora mi ritrovo sul davanti del lavoro, cioè qua sulla base della V, e faccio quest'altra, uso quest'altro metodo per fare l'altro petalo e per chiudere il fiorellino, come se stessi lavorando, faccio le gettate, una sorta di punto puff. Le gettate fatele in base anche allo spessore del vostro filato, al gusto che avete di fare il petalo più o meno pomposo. L'ultima gettata cerco di farla in modo da inserire l'uncinetto nella parte iniziale del petalo per far sì che il fiorellino faccia tutt'uno, non sia separato. Quindi una volta che ce li ho sull'uncinetto, queste gettate, le chiudo due a due per ritornare alla base, all'altro lato. 3, 4 e 5. E ho ottenuto così il fiorellino vero e proprio. Guardate, vi piace? È bellino, è curioso e anche la tecnica che sto usando è una tecnica che io ho preso un po' da un po', da un'idea, da un'altra idea e l'ho fatta mia. Quindi, rigirando il lavoro e proseguendo, finito il primo fiore, proseguo con una, due, tre, quattro catenelle come abbiamo fatto all'inizio e raggiungo l'archetto del bordo margine.
dove all'interno di esso lavoro nuovamente 3 punti alti, 2 catenelle solo di separazione e 3 punti alti. 1, 2 e 3. Spero che riusciate a seguirmi. Dopodiché, rigiro il lavoro, mi trovo sul retro, dove praticamente il retro verrà utilizzato per fare le basi degli aumenti. Una, due, tre catenelle di rigiro lavoro, entro dentro l'archetto del bordo margine e mi ripeto, tre punti alti, uno, due, tre. 2 catenelle dentro lo stesso archetto, altri 3 punti alti, 1, 2 e 3. Proseguo 1, 2, 3 catenelle e adesso in questo arco sottostante di catenelle, filo sull'uncinetto, io lavoro un'altra V o V. Un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto. Mi preparo la base con questa V, con questa V, con questo triangolo per fare il prossimo aumento. Una, due, 3 catenelle e vado a chiudere qui al centro della corolla del fiore sottostante, del petalo, scusate, non corolla, del petalo con un punto basso. Una, due, tre catenelle, raggiungo l'altro varco di catenelle laterali e anche qui faccio un altro triangolo, un'altra V, un punto alto, 3 catenelle e un punto alto. Intanto qua io sto lavorando sul retro del lavoro, badate bene. Continuo con una, due, tre catenelle e raggiungo il bordo margine. Viene un lavoro particolare, bellino, grazioso, estroso. Immaginatevi a fine lavoro questo scialle fatto di fiori, ma farebbe girare la testa a chiunque, soprattutto a noi donne che siamo particolarmente attratte da queste cose originali. Quindi ho fatto 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti dentro lo stesso archetto, il modulo del bordo margine. Ok? Rigiro il mio lavoro, mi ritrovo sul davanti del lavoro. Ora cosa faccio? Utilizzerò sia questa V laterale che quest'altra V per fare altri due fiorellini, quindi da un fiore partiremo ad avere un aumento di 2 e questo è il primo aumento. Quindi rigiro il mio lavoro, 3 catenelle di rigiro lavoro e dentro l'archetto lavoro lo stesso modulo. 3 punti alti, 2 catenelle e nuovamente 3 punti alti. Una, due, tre catenelle, badate, mi ripeto davanti alla V che ho lavorato prima con voi, alla stessa tecnica che ho utilizzato prima. Mi metto di traverso sulla prima punto alto e lavoro 3 maglie alte, una, due, tre, una catenella che vado a chiudere alla base. Da questa base riparto con 2 catenelle e altre 2 maglie alte. Una e due. Chiudo con una catenella e un punto basso alla base. Perché? Perché le dà la tipica forma di petalo in questo modo. Poi mi rigiro e lavoro con molta attenzione, particolarità che è nostra tipica, e vado a lavorare sull'altro punto alto della V, questo, dove faccio altri 2 petali con 3 maglie alte. Una, due, tre, una catenella, chiudo alla base.
Da questa stessa base 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 maglie alte, una e due. Una catenella chiudo alla base con un punto basso. Abbiamo fatto altri 2 petali. Ora faremo il quinto sfruttando e utilizzando la base della V, questa, la parte alta della V, questa. Che non abbiamo ancora sfruttato. Però cosa faccio io come tecnica che ho preso dalla mia fantasia? Utilizzo il punto come fosse un punto puff facendo le gettate 1, 2, 3, 4. La quinta, che a mio parere bastano perché il filato me lo permette, voi regolatevi al vostro. Inserisco l'uncinetto proprio all'inizio della prima corolla, di modo che col fiorellino faccia tutt'uno. Una volta che ce li ho sull'uncinetto, io le chiudo a 2 a 2. Questo petalo lo lavoro così, in maniera particolare, estrosa e diversa dagli altri 4. E ritorno alla base, rigiro il mio lavoro, questo è il fiorellino che abbiamo ottenuto, ma anche il nostro primo aumento, e faccio 1, 2, 3 catenelle. Qui al centro dove avevo fatto il punto basso, lavoro un punto alto. Poi 1, 2, 3 catenelle e mi ritrovo l'altro archetto a V. Anche qui utilizzo la stessa tecnica, prendo il punto alto di traverso, di lato e lavoro 3 maglie alte. Una, due, tre. Poi faccio una catenella che chiudo con punto basso alla base. Da questa base riparto con 2 catenelle. Accompagnate da altre 2 maglie alte, una e due, un secondo petalo, una catenella e chiudo alla base con un punto basso. È facile facile, non c'è difficoltà. Dopodiché mi riporto così, guardate, il lavoro sul davanti dove ho l'altro punto alto della V e proseguo allo stesso modo. Faccio di nuovo 3 maglie alte, una, due, tre, una catenella e un punto basso alla base. Da questa catenella altre 2 e altre 2 maglie alte. Una e due, una catenella e chiudo alla base con un punto basso. Dopodiché, rigirando il lavoro, ci troviamo qui la parte alta della V e in questo modo io la utilizzo facendo le gettate come abbiamo fatto negli altri 3. Una, due, tre, quattro. La quinta, a me bastano queste gettate. Cerco di inserirla nella base del primo petalo che abbiamo lavorato per fare un tutt'uno. Una volta che ce li ho sull'uncinetto tutte queste gettate, le chiudo a 2 a 2, che mi permette non solo di formare il petalo, il quinto petalo, ma di ritornare anche alla base del lavoro che rigiro, guardate un po'. Sono venuti 2 fiorellini. Da uno ne abbiamo fatto 2 e adesso vi mostro come fare 3. Ritorno a fare 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto del bordo margine e lavoro 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. 1, 2 e 3. Ecco qui, questo è il lavoro così come si presenta. Guardate, il davanti del lavoro è questo. Abbiamo fatto un fiore, ne abbiamo realizzato 2. Ora, trovandomi sul retro, come vi ho detto all'inizio, il retro ci serve per organizzare gli aumenti, le basi degli aumenti. E vi mostro.
una, due, tre catenelle di rigiro lavoro. Intanto non perdete di vista il lavoro che ho svolto, molto grazioso, molto bellino prima, e che ho preso come campioncino. Poi filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto e lavoro nuovamente. 3 punti alti del bordo margine, 2 catenelle di separazione dentro lo stesso archetto. 3 punti alti, 1, 2, 3, poi una, due, tre catenelle, è un numero quasi costante nel nostro lavoro. Filo sull'uncinetto, in questo varco di catenelle faccio una V, una, due, tre catenelle e un altro punto alto, una V, una V, un triangolo. Una, due, tre catenelle, qui al centro del petalo del fiore sottostante un punto basso. Una, due, tre catenelle, qui dove avevo fatto il punto alto solo, cosiddetto solitario, ripeto un'altra V. Un'altra V, un punto alto, 3 catenelle e un punto alto. Poi proseguo una, due, tre catenelle qui al centro del petalo del fiore sottostante, secondo aumento, un punto basso. Una, due, tre catenelle nel varco delle altre catenelle laterali tra un fiore e il bordo margine. Faccio un'altra V o V, un punto alto, 3 catenelle e un punto alto. Una, due, tre catenelle, raggiungo il bordo margine, che è sempre uguale come modalità. 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 3 punti alti. 1, 2 e 3. E ora vi mostro. Qui dal retro io ho lavorato, come notate, una V qua laterale, una V o V centrale e un'altra V laterale, che sono le basi per fare tre fiorellini. Quindi da 1 ne abbiamo fatto 2 e ora ne faremo 3. E poi potresti andare avanti fino all'altezza desiderata, raggiunta, che sia utile a quello che state creando voi a fine lavoro. Andate avanti fino a quanto desiderate, in poche parole. Quindi rigiriamo il lavoro, non voglio essere noiosa, neanche ripetitiva, vi ripeto, e per darvi dimostrazioni di come è facilissimo fare questo punto. Una, due, tre catenelle nel bordo margine, tre maglie alte nel bordo margine, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte. Una, due, tre catenelle, adesso mi trovo la prima V. Metto filo sull'uncinetto. Mi tiro un po' di filo così mi avvantaggio il lavoro. Abbiate pazienza, chiedo scusa. Sto usando lo stesso filato che vi ho mostrato all'inizio. Metto la prima punto alto di lato di traverso e lavoro 3 maglie alte. Una, due, tre. Una catenella e chiudo a punto basso in base. Dalla base 2 catenelle e altre 2 maglie alte, una e due, secondo petalo, una catenella e chiudo alla base con un punto basso che le dà la conformità di un petalo. In questo caso ne abbiamo fatto già due. Ora rigiro il mio lavoro, ritorno qua sul davanti del lavoro dove ho l'altro punto alto e anche qui lavoro
3 catenelle, 2 maglie alte. Una catenella, un punto basso alla base. Da questa base parto e faccio una, due catenelle e altre due maglie alte. Una e due. Una catenella e un punto basso alla base. Qui. E ho fatto altri due petali. Guardate, graziosi, bellini, preziosi. Ora mi riporto il lavoro sul davanti, qui, proprio sulla parte alta della V, del triangolo, e faccio la tecnica di utilizzare le gettate come se stessi lavorando un punto puff, puff, e poi li chiudo a due a due. Così. Guardate. Com'è facile, com'è bellino, com'è prezioso, com'è particolare. Ritornando alla base, rigiro il mio lavoro, intanto ho formato un altro fiorellino e faccio una, due, tre catenelle qui dove c'era il punto basso, un punto alto. Una, due, tre catenelle, qui ho un'altra V e allora mi metto di traverso il punto alto. E lavoro una, due, tre maglie alte, una catenella, un punto basso alla base. Da questa base riparto con 2 catenelle e altre 2 maglie alte, ma siamo sempre sullo stesso punto alto, ricordatevi. Una catenella e un punto basso alla base. Vedete, abbiamo formato 2 petali. Ora mi rigiro il lavoro, filo sull'uncinetto e qui ugualmente sull'altro punto alto della V lavoro 3 maglie alte, una, due, 3 maglie alte, poi ancora. Una catenella, un punto basso alla base. Da questa base riparto con altre 2 catenelle e a fianco ad esse 2 maglie alte, una e due, e siamo sempre sullo stesso punto alto della V. L'altro, quello opposto, una catenella e un punto basso alla base. Dopodiché mi rigiro il lavoro e ritorno così sul davanti, sulla parte alta della V del triangolo e faccio le mie gettate come stessi lavorando un punto puff, facendo in modo di agganciare la parte iniziale del primo petalo. Una volta che ce li ho sull'uncinetto, le chiudo a due, uno, due, tre, quattro e cinque. È molto delicato questo filato. Ecco qui, ho ottenuto il secondo fiorellino. Proseguo, vado avanti con i miei aumenti. Stiamo parlando degli aumenti. 1, 2, 3 catenelle qui. Dove avevamo fatto il punto basso al vertice del petalo sottostante, ora faccio un punto alto. Una, due, tre catenelle. Il punto alto che io chiamo solitario perché poi mi servirà di base per fare la prossima V. Ora mi trovo di nuovo la terza V, questo triangolo, e farò anche il terzo aumento, il terzo fiore. In che senso? Nella stessa tecnica che ho fatto con gli altri. Metto di traverso il punto alto e lavoro 3 maglie alte, una, due, tre. Una catenella e un punto basso alla base. Da questa base 2 catenelle e ancora a fianco ad esse 2 punti alti. Una catenella, un punto basso alla base dello stesso punto alto che abbiamo messo di traverso e abbiamo ottenuto altri 2 petali, la conformità di 2 petali che abbiamo dato.
Ora rigiro il lavoro, vengo sul davanti lavorando sull'altro punto alto della V e anche qui lavoro. 3 maglie alte, una, due, tre, una catenella, un punto basso alla base. Da questa base proseguo con 2 catenelle e affianco adesso altre 2 maglie alte. Per dare conformità, forma, tipologia di petalo, faccio una catenella, un punto basso alla base del punto che abbiamo appena utilizzato. Ora rigiriamo ancora il nostro lavoro e ci troviamo qui, sulla parte alta del triangolo. In questo modo io lavoro il quinto petalo come se stessi lavorando un punto puff. E agganciandomi nella parte iniziale del petalo finale del petalo iniziale per far sì che il fiorellino venga tutt'uno. Una volta che ho tutte le gettate sull'uncinetto, le chiudo 2 a 2. 2, 1, 2, 3, 4. 5 e ho ottenuto così un altro fiorellino, il terzo. Siamo partiti con uno, siamo andati a farne due, adesso il terzo. Rigiro il mio lavoro e proseguo. Una, due, tre catenelle e raggiungo il bordo margine, o meglio, l'archetto del bordo margine, dove all'interno di esso lavoro 3 punti alti. 1, 2, 3. 2 catenelle solo di separazione e altri 3 punti alti, 1, 2 e 3. Ecco qui. Seguite i miei movimenti e badate come siamo riusciti ad ottenere un fiore, due fiori e alla fine 3. Un attimo, forse sistemo così la telecamera, si vede meglio. Sono 3 fiorellini. Si va avanti così di seguito, badate bene, seguite i miei movimenti, seguite la mia esecuzione, scusate il gioco di parole, e andate d'altezza raggiunta e desiderata finché volete. Ma intanto si ottiene questa tipologia di lavoro, molto bella, particolare, delicata, io non so come descriverla. Indicata per svariati lavori che vi ho elencato, bella, bellina, con questi fiori in rilievo fanno la loro figura da soli, da soli. Non ha bisogno di essere di avere dei complimenti o degli aggettivi in più perché questo è da solo, li fa per sé. È molto grazioso, è molto bellino, è molto estroso, è particolare. Ecco, metto questa ranocchietta qui così fa più figura. La possiamo utilizzare per portafortuna. E questa è la spiegazione che vi ho dato. Spero di essere stata semplice. Come avete notato, non è complicata. È una tipologia di metodo che ho utilizzato prendendo spunto un po' da qua, un po' da là e ho fatto mio il fiorellino. Cascata di fiori, la chiamerò. Scialle a V con punto cascata di fiori. Visto che sui web, sui tutorial, sui video se ne vedono tante di varie forme, di svariate tipologie, a me va bene questa e l'ho voluta condividere con voi sperando di farvi cosa gradita, piacevole, di vostro gusto, perché questa è quella a cui ci tengo di più di ogni cosa. Che arrivi al vostro piacere, al vostro gradimento, che sia di vostro gusto, che possiate avere un progetto lavorativo in più, diverso, particolare. E quindi utilizzate ogni tipo di filato, ve l'ho detto anche prima. E poi a questo punto non mi resta che salutarvi e ringraziarvi. Io vi saluto innanzitutto per l'attenzione che mi avete rivolto.
per la compagnia che mi avete fatto, per me assai, assai importante, credetemi. Spero di essere stata semplice e neanche noiosa, che il lavoro vi sia piaciuto. Ringrazio gli iscritti al mio canale, li ringrazio di cuore, tutti quelli che mi seguono. E vi aspetto virtualmente per sentirci e vederci al prossimo tutorial. Quindi, siccome anche questa volta abbiamo lavorato all'uncinetto e il mio tipico modo di salutare è quello in francese, questo è l'uncinetto che ho utilizzato, vi saluto dicendovi en crochet e vi aspetto al prossimo tutorial. Non so se questo si può notare, si può vedere, anche questo. Cioè è bellino, anche se una semplice spiegazione, ma è molto bellina. Quindi vi ringrazio ancora, vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie, salve, en crochet, ciao, grazie, ciao, en crochet.